Ospite in Yulm per una lezione speciale dal titolo La mia carriera professionale dal mattarello alla multinazionale, Giovanni Rana, presidente e fondatore di quello che oggi è l'impero della pasta fresca Made in Italy, ha ripercorso i momenti salienti della sua avventura imprenditoriale e ha spiegato agli studenti quali sono le ricette di un marchio conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. A mediare l'incontro Emanuele Invernizzi, presidente Advisory Board del nuovo corso di laurea magistrale in Strategic Communication. Il vero messaggio di Giovanni Rana è questo: come essere imprenditivi, non necessariamente imprenditori come lui, ma imprenditivi, sempre attivi, sempre pronti a entrare nelle sfide che la vita professionale riserva. Quando ho deciso di mettersi la faccia è stata una decisione appunto perché avevo sul mercato tutte le multinazionali. E ho detto io semplicemente ci metto la faccia, cioè dico solo Giovanni Rana che li fa lui tortellini con le mani, io posso essere solo io che garantisco a mettersi la faccia. Infatti il consumatore ha recepito questo. Subito mi credevo un attore e dopo invece ero talmente convincente a dire caspita, mangia, stai tranquillo, perché sai, loro avevano una certa un po' diffidenza insomma verso il prodotto industriale, perché mi facevo la nonna e facevo la mamma prima, capito? Questi qua cosa permetti di usurpare un lavoro che fa la nonna e la mamma, che era un usurpatore io da questo qua. E mi dice no, mi messi tranquilli e ancora adesso li hanno mangiati sempre di più, addirittura li facevo mangiare gli americani, dunque con stessa metodica di questa italiana. Bisogna cominciare sempre da niente e abituarsi ad apprendere qualche badilata. Se vuoi fare l'imprenditore non si è per mettersi la prima botta, oh Dio, allora si scoraggiano subito. Bisogna avere la forza di mettersi in gioco, come dicevo prima, dai, mai, perché guarda, avete, sembra cose banali, sembra cose vecchie, no, è sempre attuali, perché oggi c'è tante possibilità, perché guarda, c'è tanti lavori, tanti mestieri, però c'è una cosa, una volta andavamo a caso, come io non avevo nessuna istruzione, dovevo dipende sempre di altri. Adesso bisogna prepararsi la base, bisogna studiare, bisogna crearsi una base, se no non si riesce, non si va da nessuna parte. Questo è importante.